Soprattutto in questo nuovo video dove vedrete dall'altra parte della stanza, perché sto facendo il room tour di Cherring, praticamente vedete tutta la stanza. Sono ancora bloccata un pochettino con il collo, forse è perché porto questo affare, che sembra che ce la faccia gigante. Comunque, ho caldo, freddo, non so neanche io sinceramente. Un secondo la maglia, perché in teoria la finestra è aperta, però caldo. È così che mi sono beccata quella cervicalgia la prima volta. Brava a fare. Allora, metto un secondo dopo la felpa, no? Allora, perché sto facendo questo video? Allora, ho fatto questa prospettiva qua perché ho il cellulare appoggiato su il mio pupazzo, cioè il mio peluche. La mia foca è il mio appoggio, perché momentaneamente non riesco ancora a spostare i mobili perché il ring è là, però il problema è proprio l'appoggio. Devo ancora lavorarci un po' su dove appoggiare il telefonino quando faccio i video comunque. Però la povera foca sta facendo il suo lavoro, perché essendo, grazie cane, perché in teoria potrei farli anche lì, però il comodino che è pieno di roba, per quello là, il room tour, sì, ho la stanza a metà di un colore e di un'altra, sì, ho anche scritto una frase sulla porta, come con la bomboletta, non fateci caso. Ma comunque farò un room tour, se riuscirò, in due versioni voglio farlo, interattivo, cioè voglio fare un video interattivo dove praticamente farò la presentazione e poi dovete cliccare praticamente due video. Uno lo farò in ASMR e uno lo farò normale. Però saranno tutti diversi. Uno sarà un tour in ASMR, ma come potete vedere è un po' improbabile che riesco a farlo adesso. E l'altro sarà un tour normale. Vi farò vedere tutta la stanza, tutte le cose che ho fatto, i cambiamenti, eccetera, eccetera. Quando sarà in ordine, perché sono proprio in ordine. Quindi, anche perché sto comprando sempre roba, quindi quando sarà tutto terminata, perché dovete mettere anche il quadro, che adesso sono pieni di calendari, vedete la mia stanza è piena di calendari, ce n'è uno qua, uno di là che non vedete, uno vicino al mio letto, un casino, insomma. Qui man mano che faccio gli spostamenti, tra l'altro lì andrà un altro quadro, dicevo con il mio diploma, lì ci sono tutte le, insomma, è diciamo sistemata, ma non del tutto. Partiamo con il video per l'appunto, acquisti all'IKEA, perché appunto sto cercando di migliorare questa stanza. Ci vuole ancora un pochettino, però quando sarà poi pronto, sto facendo qua perché mi dà fastidio, a volte ho la canottiera sotto. E quindi sì, perché ho sotto la maglia c'ho anche la canottiera termica, perché se, a volte sento freddo, per quello dico poi ho caldo o freddo, mi sono un po' strano. Comunque, siamo andati oggi all'IKEA e quindi ho detto compro delle cose per la stanza. E prima cosa che ho comprato, che non ho preso le forbici per aprirla, ma penso che sia riaperta, è questo. Lo chiamerò shopping da IKEA o altre cose per la mia stanza, non so più come chiamarle video. Questo video molto probabilmente uscirà a febbraio. Sì, uscirà il prossimo mese, io lo sto girando a fine gennaio. Quindi sapete che quando uscirà. Uscirà forse addirittura per fine febbraio, perché ho i video fino al 20 febbraio programmati, poi dipende se lo sposto o meno. Perché non ho tanti video acquisti, perché sento che ci sono i saldi, ne approfitto. Allora, questo qua è un cuscino. Non sembra, ma è un cuscino che tra l'altro è da divano. Che tanto l'ho portato con lo spago, perché sono andata a casa di mio padre, quindi l'ho portato su per tre piani di scale. Con lo spago, perché mi scivolava. Togliamo lo spago perché sennò non posso aprirlo. Faccio anche una specie di mini unboxing. Poi faccio delle altre due cassatine che ho comprato. Dovevo prendere anche un contenitore, il problema è che non era scontato. C'era un casino di persone e praticamente la tipa non poteva andare a cercarmi se veramente questo articolo era scontato, quindi l'ho posato, perché in teoria doveva costare, se non sbaglio, la metà, ma costava cioè, forse anche meno della metà. E me l'ha sparato 12 euro un cazzo di contenitore, scusate il francesismo, però. Perché sto cercando i contenitori salva spazio, ne so ne ho alcuni sotto il letto. Poi magari vi farò vedere con un tour, perché ogni volta che compro qualcosa non me lo posso vedere. Ho comprato anche la doppia presa, che sembra che c'è una centrale idroelettrica lì, per quello ho cambiato anche la versione, perché lì è brutto. E poi tra l'altro cercherò di fare anche qualcosa per la stanza dall'altra parte, perché voglio cercare poi la mia postazione, che non dico che sarà fissa, però per non farvi vedere proprio uno schifo in modo che mi giro. Qualcosa sulla porta io l'ho fatta, però c'è scritto Ana, solo che è al contrario. Con la bomboletta, ma vabbè. Allora, apriamo questo cuscino, diciamo per l'altra parte. Mi sono messa in un telo perché in teoria il letto io uso sempre un telo, che poi è il mio telo mare. Perché tu mi hai detto che bel copriletto che hai, Sara, il mio telo mare. Ho preso in Liguria quest'estate. Non è un telo. Allora, questo è il mio cuscino che ho subito un trauma. Un trauma. Questo è il cuscino che adesso diamo lì un po' di vita.
eccolo. Questo è il mio cuscino, come potete vedere è molto grosso e tra l'altro è bello spesso. E che quelli che ho sono tutti dei cazzo di cuscini, c'ho la scorsa parola del giorno, tutti gli altri cuscini sono smosci perché ci dormo. E quindi a parte il mio, un cuscino è duro, quando vi mettete da fastidio, infatti lo uso per appoggiarci tipo il braccio nella spalliera, perché la spalliera del letto l'ho tenuta. Però quando guardo la TV, io ho tre cuscini, quando cerco di guardarmi qualcosa, è bello che sprofondo, perché non sono tutti, quello con cui dormo poi lasciamo perdere, bassissimo, quando ho la cervicalgia ho aggiunto l'altro cuscino dietro, ma solo perché se dormo troppo sdraiata mi viene la nausea, quindi devo dormire così. Se normalmente io dormo con un cuscino che è sottilissimo, e tra l'altro laggiù non lo posso prendere, vabbè. L'unico problema di quel cuscino là, che dato si chiama, devo tenermi la busta per le dimensioni, perché è 26x26, si chiama, l'ho chiamata, quale l'ho chiamata già? Non mi ricordo, le chiare avevo dato un nome su cuscino, perché il nome è impronunciabile, si chiama è impronunciabile. Poi, tra l'altro, penso che ci sia una piuma. No, per fortuna no. Ah, cotone. Mi avete preso a male. C'è una piuma disegnata, ma non penso che costa. Comunque, l'ho pagato 8 euro. Dovete saperlo. La federa costa 8 euro. Ho detto no, non la prendo all'IKEA la federa, perché sinceramente la pago quando cuscino, non sono scema. Devo tenermi questa qua per le dimensioni, perché devo vedere, se no uso anche l'etichetta, la stacco l'etichettona, perché devo cercare la federa per l'appunto online, almeno uno o due federe, se no una la farò io e la cucirò io. L'altra cosa che ho comprato è bellissima, ragazzi, guardate che bella, adesso mi avvicino un po' e farvela vedere, guardate che bella che è una candela, pagata 2 euro, una candela a forma di mela sola. Vi faccio anche l'unboxing delle cose che le proprio portate su, ho detto faccio l'unboxing, non ho preso la busta perché abbiamo messo tutto dentro il contenitore di mia sorella, perché poi mia sorella ha comprato altre cose, però questa non so, no, è un anticipo, sa di mela verde, cioè sa di, è rossa ma sa di mela comunque. Ah, mela e cannella, non ho visto l'immagine, è mela e cannella, che, boh, che buona, ecco perché erano scontate, è mela e cannella, cioè non c'è scritto ma si vede dall'immagine, si sente anche dall'odore, si dice assomiglia alla mia tisana. Comunque questa qua è la mela, è bellissima, te la metterò, no, penso che non la uso come candela, mi piace troppo, però anche volendo comunque basta che la svitate così, che l'altra ho fatto un po' di fatica, ma anche questa perché sono tipo avvitate, però mi dispiace quasi usarla, cioè ho tantissime candeline piccoline che ho comprato, ecco tutto ciò fatto ed è così dentro, l'odore però è buonissimo, però mi dispiace quasi usarla. E che a forma di mela, cioè, so che tanto se si consuma dentro la cera, comunque posso riutilizzarla come portacandele. Ah, così, ok, si chiude. Forma di mela. La metterò nella mia mensola dove ho tutte cose particolari, ho adesso il drago. È diventata una mensola mista, di solito le mensole le ho divise per fumetto, tipo c'è una con tipo tutto Death Note, i fumetti, l'altra l'avevo fatta per fare una parte di una Baby for Christmas, e l'altra non so capire bene, è diventato un mix di roba, cioè quello che ho lo metto là. Metto anche la mela. Devo metterci, visto che c'è la mela, potrei fare qualcosa con tipo Biancaneve. No, però è bello. È carino, ho pagato 2 euro. La scatola poi la butto. Poi ho preso, che costava 1 euro, no 2 euro, due pezzi. No, 1 euro, due pezzi, scusatemi, lo scontrino non ce l'ho nemmeno io. E prego sì, 1 euro, due pezzi, sono quelli piccoli. E serve per la tazza, praticamente adesso l'apro, in qualche modo. Non manco le unghie. Non fate quello che sto facendo adesso. Non l'ho replicata a casa perché io lo posso fare, se mi ingoiate la plastica io non voglio essere causa del vostro soffocamento, perché io ho i denti sporgenti in avanti, quindi posso farlo. Se voi lo fate male vi mangiate la plastica e non è bello, fidatevi. Ah, come ci apri? Io lo faccio perché sono buffata, però non fatelo, se poi se vi mangiate la plastica, ripeto, io non sono responsabile di nulla e non vorrei che altre bambine, perché ho saputo anche la cosa che è successa di TikTok, non vorrei che alcune ragazze mi vedono che apro con la bocca i sottotazza e poi si strozzano. È colpa mia, non fate, lo uso per le forbici o le unghie, che io non ho, in questo caso mi sto sbeccando le unghie. Sono questi qua, sono carinissimi, mi piacevano anche dire, perché in teoria li volevo per metterci le cose, perché ne ho due, perché diventavano così accoppiati, quindi uno lo uso e faccio vedere a cosa serve.
che il sugar non cada. Voilà. Ci sta dentro? Sì. Adesso misura giusta, ragazzi. Praticamente serve per fare questo. Visto che ho la tovaglietta che spesso mi scivola. Anche se stava, vedete, stava un po' attaccata. Perché in teoria c'erano varie misure. Io ho detto invece la voglio proprio che praticamente si adatta alla tazza. Perché così non mi scivola. Poi vabbè, si può. Non è che si sporca, bevo l'acqua. Sì, io bevo l'acqua dalla tazza. Perché del bicchiere, essendo di vetro, mi balla a volte. Quindi io di notte bevo dalla tazza. So che non c'è acqua, ovviamente, l'ho tolto. Perché se no la versavo. Volevo provarlo. Quindi questo è fighissimo. Così di notte, avendo di legno, fa un po'. Perché sotto, essendo così, mi scivola. E quindi ho detto, quando l'ho visto, ho detto, è perfetto. In teoria è per le tazze di vetro. Però io la uso per questa. È fantastica. Così non mi scivola più dalla tovaglietta. Che bello, è fantastico, non ci vuole più. Anche perché così di notte riesco anche a prendere, perché io bevo tendenzialmente della tazza. Perché l'acqua sì, ci bevo anche della bottiglia a volte, però quando c'è troppa acqua non riesco a berci, anche perché ultimamente prendiamo le bottiglie del Lidl, che hanno un tappo schifosissimo, ragazzi. Io non so come mai hanno quel tappo. È tipo così che si apre, non è che si svita. E quindi se si stappa male io mi annaffio. Quest'altro invece ci potrei fare una cosa molto carina. Voilà. Non so, no, questo qua in teoria. Essendo così in sughero, a parte il fatto che volevo tenerlo di scorta a caso che quello si rovina o queste cose qua, pensavo di usarlo invece come portacaramelle perché di notte ho le caramelle vicino al letto. Quindi ho detto, visto che me le spargo in tutta il comodino, ho detto le metto qua dentro. Che comunque sono delle caramelline piccoline, la metto. Ho detto, visto che l'altro ce l'ho di scorta, lo posso usare come portaoggetti, invece le cose dentro. Atto in sughero, poi è anche carino. Lo terrò. E niente, questi qua sono veramente pochi, ma sono utili perché in teoria io li userei anche per metterci come, anche per la cucina in teoria, però in cucina c'ho il legno, quindi alla fine non è che mi scivola, forse scivolerebbe ancora di più con questo coso. Lì c'ho la tovaglietta, perché ho messo la tovaglietta perché in teoria non è un comodino, cioè, lo chiamo comodino perché diciamo che è un mobile che è diventato un comodino. Poi ve lo farò vedere perché è un casino, adesso ci sono caramelle, tutti i tipi di medicine, salviette, telecomandi. Anzi, telecomando, con le mie cuffie ho il Moment, il cucchiaino, perché peraltro la tazza la uso anche per prenderci il Moment, perché ho subito oggi le mie cose, però per via anche dal cervicale lo lascio ancora un po', poi quando metterò il cucchiaino a lavare anche la tazza, poi ciclicamente la cambio la tazza, ne uso per la stessa. Diciamo che ho speso, allora, con la candela e il cuscino 10 euro, più il sottotazza 11 euro, praticamente. Volevo prendermi anche il contenitore, il problema è che avevo preso prima inizio un altro contenitore, perché volevo metterlo dentro l'armadio senza coperchio. Poi visto che c'era l'offerta con il coperchio, con i vari scompartimenti, mi piaceva tantissimo, il problema è che non era scontato. Essendo che c'era tanta gente l'ho abbandonato, perché costava 12 euro. Però doveva essere scontato a 5,50, quindi no, sinceramente pagarlo quasi più del doppio no. Sinceramente non aveva senso. Comunque queste sono tutte le cose che ho comprato, questo non c'entra niente, è solo un sacchetto che ho preso. E niente, spero che questo piccolo video acquisti vi sia piaciuto. Ho comprato anche altre cose per la mia stanza, le ho ordinate da AliExpress e quando poi arriveranno vi farò un video, sperando che mi aiuti insieme perché mi mancano ancora delle cose che non mi sono ancora arrivate. Mentre altre mi arriveranno, penso, anche prima perché ogni cosa viene da posti diversi. Perché AliExpress è come, non è, è come, un po' come Amazon, diciamo. È un inglobamento di vari negozi, però. Sparpagliati per il mondo dove dicevo che la roba costicchia un po' meno, dipende anche da che cosa ho comprato perché ultimamente alcune cose le pagate lo stesso, diciamo che non sono top qualità, però molte cose mi sono trovata bene quindi le ho riordinate di nuovo, come ad esempio ho ripreso la spugnetta che ho fatto vedere nei video precedenti perché non avesse visto, andatelo a guardare, c'è la playlist shopping acquisti fatto sul mio canale, ho fatto vedere che ho comprato un dischetto per struccarmi, che si può usare. L'ho comprato un altro perché quando farò la tinta userò quello rosso per la tinta, quello nero per struccarmi. Poi magari ne comprerò altri se mi serviranno. Ho comprato anche altre cose che vi farò vedere. Non vi spoilerò nulla. Io vi saluto, metto a posto la roba e ci vediamo in un prossimo video.